Meravigliosa la Paragosta, anche non vedo niente, un bel cieco. Buongiorno, buongiorno, di Buongiorno. nuovo Telecamera 2, va bene, Buongiorno. vi facciamo vedere un po' di cose come succedono. Buongiorno, buon dicembre, buon primo dicembre, oggi è martedì. Ecco. E intanto cominciamo con Between the Sheets. Dai, che c'è l'ultimo pezzettino e poi questo 2020 Lo insopportabile. buttiamo via, sì, non possiamo più. Allora, questa mattina ci sono 4 gradi all'esterno, di nuovo coperto, si parla di un peggioramento delle condizioni climatiche, soprattutto climatiche, da questa sera. Chissà, parlano anche di Ma neve nella notte e nella mattinata di domani. Tutto può essere, non so che cosa stia succedendo qui, ma va bene, aiuto. Non riesco più a uscire da questo problema. Intanto vi facciamo vedere prima pagina di giornale, Corriere della Sera, eccolo qua. stampa. E piccolo, a voi. Ho deciso che non saluto più il presidente dopo aver visto ieri questo stupendo. Questa squadra è meravigliosa. Guarda, veramente ti riempie Ma di avete vinto, gioia. avete pareggiato in rimonta, comunque. E Tu avevi certo. sempre paura che finissero le forze a metà del secondo tempo, invece sono stati dinamici. Sono Dai, dinamici, sono sì. dinamici. Beh, però il Genoa poi ha perso, quindi restate sempre, cioè, in buona posizione, ma avete recuperato un punto. Non mi siete andato convinto, mi sembra. Va bene. Allora, adesso il problema grosso, grosso, grosso del vostro governo è la Ave, messa di Natale. Quella è una cosa che veramente dopo quello ovviamente c'è la patrimoniale che bisogna portare avanti, Orfini che è un fine pensatore, vuole portare avanti fermamente ma quella. fine pensatore Paradossa? è parola grossissima, no? Facciamo vedere subito i biscotti di Sì, biscotto che stanno finendo, Giulia, io non vorrei dire, ma sì, è un ho problema. come la sensazione che qua qualcheduno, Sta un po' attaccato ai denti al chiodo. ne approfitti. No, nessuno. Quindi, fronte delle regioni contro i divieti, le regioni stanno chiedendo al governo centrale di permettere anche nelle zone arancioni lo spostamento tra regioni e tra comuni, mentre il governo continua a dire di no, anzi c'è una disposizione ai prefetti e per caduta poi Non è anche. riuscito a vedere la diretta, la mia è bloccata, è in freezer. Siamo in freeze noi? Ah, ecco. Sì, però sta andando, la diretta sta andando, eccoci qua. Non so perché c'è. Non capisco. No, cioè è come se fosse proprio Ho bloccato bloccato tutto. tutto, ma perché? Vabbè, tu Forse deve vai pure avanti ricaricare a tutto. parlare con gli amici di Forse là. deve ricaricare tutto. Vai avanti con gli amici di là. Vabbè, Sì, io vado avanti con gli amici di là, non riesco a capire se c'è la diretta, ma fateci sì, sapere perché io non vedo niente. il telefonino dice che c'è la diretta, cambiamo solo telecamera e facciamo subito. Dammi tempo. Allora andiamo avanti. Parlavamo Ma di sì, pare regioni e che ci siano quattro amici. Ecco, quattro amici al bar. Maurizio Bensi, ciao Maurizio, Ciao, buongiorno. buongiorno Maurizio, benvenuto. Ecco qua, siamo nuovamente Ecco. presentabili. Vabbè, siamo così. Ecco. È andato in freeze la telecamera mentre stavamo mettendo a fuoco è ancora in freeze da allora, non ce ne siamo accorti. Ah sì? Va bene. Vabbè, Allora. va bene così. Quindi, dicevamo, le regioni vorrebbero più libertà anche di decidere sulle scuole, alcune regioni, altre stanno tirando i remi in barca sulle scuole come il Piemonte, mentre spingono per avere più mobilità. Cioè, c'è un caos in questo momento catastrofico. Le uscite che sono state fatte domenica. Nelle vie dello shopping delle città principali stanno preoccupando il vostro governo che Roberta Boido dice ora sì, perfetto, grazie Roberta. propone alcune soluzioni un po' alternative. Per esempio, a Torino il prefetto vigilerà che in centro non vada nessuno non residente in Torino.
una soluzione meravigliosa. Vabbè, insomma, se, ma scusa, i controlli vanno fatti i controlli. Sì, ma se c'è la libertà di uscire, allora o non lasci uscire. No, poi puoi girare per la tua città. Beh, non per le altre città. Mi hai mica detto che fossero tutti da fuori quelli di Torino. Ho capito, però intanto un po' di controlli se li fai. No, sì, i controlli vanno sempre bene. Ecco, non critichiamo sempre tutto da Brani Alessandrini. No, ma non è che degli Alessandrini. Allora, il concetto è, se può andare. Se liberalizza, ecco, si può andare, sì. Il sabato e la domenica si può andare, sì. Benissimo. Si può fare le code all'aperto e più di X numero di persone, ci deve essere scritto quante persone possono entrare nel negozio, c'è la regola, sì. Allora, a fronte di questo, vuoi stare un'ora in coda, vuoi andare a fare il passeggio? Questo non ha senso. Questo perché non ha senso? Perché gli italiani non hanno ancora capito. Ma non è vietato. Che non è, lo so che non è vietato, ma in un paese che ha tutte le problematiche che ha il nostro, con gli ospedali, con tutte le problematiche, perché hanno sbagliato lì, lo sappiamo. Sappiamo benissimo che hanno sbagliato su scuole, trasporti e avanti di questo passo. Io conti amici. Aspetta, che allora, prima che finisci la tua intemerata, voglio salutare Serena Tettone, Patrizia Garrone, 13 gradi, comincia a far freddino anche da voi. Sergio e Anna, buongiorno caro. Sergio sei tutti noi. Sì, esatto. Grazie, perché se qui c'è la luce, so che anche il Melchioni Caffè adesso è passato da te. È passato Anna, luce gas. Sì. Conviene. E poi hai i certificati di energia pulita. Green. Vedi. Green. No, green nel senso... no, perché c'è il campanellino sulla la cicletta, che invece di fare din din, fa green. Ah. Green. Io credo grey come i capelli di Sergio, no? Sì. Green. Anche Sergio ha i capelli un po' verdati. Verdastro, se li ama più. Sì, no, gli sta bene. Tutto qui verdastro. È muffio, è muschio. È muschio. Però Sergio, quando va a questa tutina green. Sì, va come un. Ma ieri andava come un treno, perché Anna poi lo mette in vetrino ogni tanto. Fa vedere che la produzione. Apre la scala, solo per la scala. Fa vedere come va la produzione. I due neri un po' affaticati, Vabbè, no, ma andavano, sai, sembravano più in salita, no? Invece Sergio, lui è più allenato. Mamma mia, no, ma poi Sergio, non c'è niente da fare. Bene. Va bene. Quindi le nuove disposizioni devono andare dal 20 dicembre al 10 gennaio, poi c'è un nuovo DPCM. Però sarebbe bello che lo leggesse in televisione, Giuseppe, perché la sua popolarità sta calando un po'. Sì. E allora bisogna ritornare su Facebook. Quindi, qua c'è una specie di... mi dai la telecamera, favore? No, prego. Una specie di... Anzi, guardi, ho deciso che da oggi, mese nuovo, biscotti nuovi, gestisce lei. Ok. C'è una specie di... calendario. Buongiorno anche ad Angela Massone. Di giochino nel quale. Quella lì, che gioco era quello lì che. Ci stavo pensando, mi ricordo. Una specie di prima possibile. Se genere. Vuole gestire, deve gestirla bene, perché va sempre illuminato il nome del. Certo. Alecado sta sperando che tornino i biscotti che stanno finendo. I biscotti. Quindi scuole e licei rimangono chiusi fino al 7 gennaio, nelle zone arancioni saranno aperte fino alle medie e nelle rosse no, fino alla prima media, però sappiamo già che in Piemonte tutto chiuso. Chi torna dall'estero dal 20 dicembre dovrà stare in quarantena. Piste da sci resteranno chiuse, gli impianti per evitare assembramenti, cinema e teatro chiusi, hotel chiudono, gli hotel di montagna, ristoranti saranno aperti solo a pranzo nelle zone gialle, chiusi il 25 e 26 dicembre, messe. Ma scusa, chiusi i ristoranti il 25 e 26? Sì. Ma lo erano già prima chiusi? Ma infatti io non capisco questa apertura, perché per adesso noi non siamo aperti, non abbiamo aperti i ristoranti. No, non riesco a capire. Però no, ma sono chiusi, cosa vuol dire? Che non possono fare neanche il delivery? No, il delivery sì. Cioè, non lo so. Allora, i ristoranti saranno aperti solo a pranzo, nel nuovo DPCM. Ah. Nelle zone gialle, mentre saranno chiusi il 25-26 dicembre. Nelle zone gialle? Nelle zone gialle, noi siamo chiusi. Nelle zone arancioni? Chiusi. Ma noi possiamo diventare gialli? Ma non facciamo il Natale, secondo me.
Beh, vabbè, sì, siamo... 2 settimane, no? Non è ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni, sì, è già da domenica. Da domenica, quindi in teoria fra 2 domeniche dovremmo essere a scavallare. Pensate se diventiamo gialli. No, perché a me questo arancione piace, eh. Ah, immagino. Non mi piaceva rosso, ma arancione mi piace. Fa trendy. Ma sì, è molto country, no? Sì. Però giallo sarebbe top, eh. Ah, dici che. Guarda. Bello, bello, bello. Ne sto parlando con i miei amici che... Pranzo e cena di Natale si raccomanda di festeggiare solo con i conviventi. Ecco. Il diritto di organizzare quindi feste nei locali pubblici. Quindi non possiamo festeggiare assieme? No, siamo congiunti, no. Non siamo conviventi. C'è quella differenza. Ma non... No. Questa qui non è considerata convivenza. No, prova di no. La mia è forzata. La mia convivenza con te, io... No. Le cose aperte fino alle 21, centri commerciali, grandi, certo, magazzini aperti nel fine settimana, secondo caso. Vabbè. Queste sono le proposte del DPCM che il vostro governo sta studiando e si dovrebbero trovare, ne discuteranno oggi i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. E ne discuteranno con i governatori. Oh là, direi che è una cosa bella, bellissima. Affollamenti, 2600 multe nel weekend sono stati fatti e dati del Viminale, fare sul ponte dell'8 dicembre, misure speciali a Bari e Torino, Sirio mai più scende così. Ricordiamoci che l'8 dicembre si allunga il ponte per gli statali, che perché i sindacati hanno pensato bene di... Scusa, dal 20 dicembre quarantena perché arriva dall'estero? Anche adesso è così, certo, Patrizia, che è così. Sì, ma adesso è per alcune, solo per alcune nazioni, mentre dopo penso che sia per... Sarà tutti. Per tutti. Perché vengono tutti da Nuova Sciara. No. Vengono tutti da Nuova Ciaspolare. Sì, con Ciaspolo, sì, diciamo molto giorno, Ciaspolo, sì. Ti stai allenando con le ciaspole? Sono maestro. Vengono le gambe come quelle di Sergio. No, l'importante è non trovare Sergio, perché se Sergio ciaspola, vola. E le ciaspole le potete trovare da Arco Sport, sì, nel negozio quello sport, non quello fashion, dove il fratello di Silvia vi potrà dare tutti i consigli del caso, anche che tipo di calzatura bisogna avere per andare sulle ciaspole. Dobbiamo mettersi sopra, comunque io, lei sta facendo il furbo, ma io che le ciaspole le ho dovute mettere perché ho fatto il militare vero, non come lei che è stato nascosto in un ufficio. Fucile assaltatore. Sì, in un ufficio, fucile assaltatore dell'ufficio o del divano dell'ufficio. Comunque. Le ciaspole servono e come se servono quando vai c'è la neve, sì. Saluto Giorgio Repetto, Osama Cugnolo, buongiorno entrambi, e Patrizia Garoni dice che in Tunisia non si riesce a sciare, però potresti sciare sulle dune di sabbia, ho visto, sì, che è bellissimo, alcuni lo fanno bellissimo con la non ha la attrezzatura però di Arco Sport. Puoi comprarlo via online, certo. Vedi che cosa propone. Se poi sei anche un suo follower, è lo sconto follower. Esatto, anche lo sconto follower. Se sei il nostro follower, è lo sconto anche. Double News, che è ancora più pregnante. Ci piace pregnante? Sì, bella ma già adoperata, pregnante. Sì, certo. Non la scrivo, cioè. No, già sentita. Buongiorno anche a Paola Golzio. Paola, dovevi venire qui a portarci il certificato della pigotta. Già. Non l'abbiamo ancora visto. Intanto anche, ecco, per le pigotte, ricordatevi, tramite noi potreste averle già in anticipo, tutte foderate, anti-Covid ovviamente, sono ad offerta minimo 20 euro ovviamente, e sappiate che va tutto in beneficenza, quindi tenete presente questa iniziativa che come tutti gli anni certo, è importantissima, ci teniamo. Bene. Noi andiamo di vini, allora, per chi vuole essere una pigotta, 20 euro e poi... aiutate per una vaccinazione, per una cura di un bambino in una situazione di povertà. Ecco. Purtroppo
anche da noi, ecco, voglio dire, non necessariamente i mondi lontani. Saluto amici. Non i mondi lontani. I mondi lontani. Porca miseria, risalgono... questa telecamera qui mi fa bello. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che mi sta facendo invecchiare. Tac, perché non lo bevo. Non lo bevi, sì. Sì, no, prendendo... io ero... Guardate, ho tutti i capelli qua che stanno diventando grigi, se volete vi faccio un primo piano del grigiume. Vi faccio un primo piano del grigiume, guardate, è una tragedia. No, no, ma... Tragedia. Ma le donne possono essere isolate, eh. Sì, però questa è la colpa, è del caffè del Fanciotto. Sì, sì, che non prendono più come cala. Allora, ieri 6.000 nuovi casi, vabbè, ma questo, 18.000... Ma basta, di questa cosa qui, a dicembre, per favore, risparmiamola, perché se ci sono delle novità eclatanti è un conto, ma se non ci sono... No, che adesso sembra molto più guariti dei nuovi... Va bene. Cioè, questo si può notare dalle pressioni che diminuiscono... No, infatti arrivando alla notizia buona, che i ricoveri stanno calando in maniera importante e anche gli accessi alle terapie intensive stanno calando, cioè i posti occupati in terapia intensiva. Ieri 72 posti in meno in terapia intensiva, direi che è una notizia importante. Va bene, cioè in questo caso va bene, dobbiamo stare attenti a non esagerare, ricordate sempre la mascherina, distanza e lavaggio delle mani frequente per evitare i rischi, anche i negozi sono frequentabili con le dovute attenzioni, quindi rispettate le disposizioni del personale all'interno dei negozi, ma frequentateli, soprattutto quelli locali che hanno un bisogno disperato di lavorare. Ma hanno bisogno di lavorare tutti, cioè qui siamo ormai in questo dilemma continuo tra un po' li faccio lavorare, un po' li tengo a casa, così salvo la parte infettiva del virus, sì. E qui è un equilibrio, cioè adesso con tutta la mancanza di simpatia che ho per questo governo, dico che è veramente una situazione complicata, non avendo fatto a monte, aumentando le terapie intensive, prendendo i medici, aumentando i trasporti, eccetera, vi trovate un po' lì, Soprattutto i trasporti. Poi purtroppo è inutile pensare che tenete un mese a casa la gente e poi non scoppia nel primo giorno che possono uscire, non vanno. Quelli più intelligenti saranno magari andati a passeggiare nei parchi, nei posti, eccetera. Ma gli altri si sono buttati nelle vie del centro. Scusa. Qualche uno che vuole comprare il regalo. Ma scusa, se tu a Torino, se tu fossi alle Vallette, dovresti andare al mio, puoi sapere se c'è troppa gente o no, tu parti, vai. Cioè il discorso è quello, non è che ci sia una segnalazione. Sì, però nel momento che arrivo, vedo che cosa c'è, rigiro almeno. Io personalmente, per andare nello struscio cittadino a far cosa? Ti passa la voglia, però sì. A far cosa, cioè sono mirato, ho bisogno di una cosa, mi serve, eccetera. Se tu avessi un alloggio, se tu vivessi da un mese in un alloggio grande come questa stanza, in quattro... Ma vado a camminare, no, attenzione Flaminio, io non sto dicendo di non uscire, io sto dicendo vado a camminare agli argini, vado a camminare da qualche parte dove non ci sia la possibilità di trovare assembramento, di trovare confusione. No, non ti sto dicendo, ma per carità, io sono un fautore dell'aria aperta, eccetera. Vuoi andare fuori? Vai! Ma cosa ti vai a chiudere nei negozi o peggio ancora a fare uno struscio cittadino per poi dire ero in piazzetta, sto parlando di Alessandria, ma mi hanno visto in piazza San Carlo, complimenti, se parliamo di Torino, in piazza Duomo a Milano o a San Babila, ma è un fenomeno. Per carità, io dico, pensavo di andare lì, quante volte nella nostra vita ci è capitato di dire volevo andare lì, poi ho visto che c'era troppa confusione, sono andato da un'altra parte. E sono andato da un'altra parte. Cioè, non dico di andare a passeggiare nelle zone più brutte della città. No, vai pure a passeggiare in zone belle, in zone... Se immagino Torino, voglio dire, il lungo Po è una roba... Sì, da vedere. Arrivi a San Mauro, infatti. Facendo il lungo Po. Sì, se vuoi. E puoi camminare tranquillamente. Senza fare assembramento,
vai a camminare da solo con un amico, ma per carità, ne puoi fare un tratto, ma piacevolissimo. Giova Rossi ci dice che buon inizio mese, ti ringrazio, volevo vedere 7.50. Buongiorno anche a Benito Barbato. 5 minuti in ritardo del tuo orario normale. Sì, Maurizio Benzi dice purtroppo siamo la canna del gas. Certo. Allora, le cure di questo maledetto Covid, sembra che siamo piazzati sempre alla stessa maniera. Sono usciti alcuni resoconti dal scientifici, dal Consesso Internazionale degli Studiosi. Sembra che idrossiclorochina, remdesivir e plasma servano a poco. Cioè, singolarmente non sono la cura definitiva. E ho ancora letto la scorsa settimana che si sta provando a modulare diversamente l'uso di alcuni farmaci che vengono già utilizzati, tipo il cortisone o altri anticoagulanti, in maniera diversa rispetto all'inizio del virus, dell'evidenza del virus, per cercare di curare diversamente. Non sappiamo ancora nulla della cura del virus, cioè veramente è una cosa incredibile. Generalmente tutto il mondo studia una cosa, la soluzione si trova. No, questa malattia non si scopre qual è la chiave per curarla. Dicono il vaccino. Moderna ha chiesto l'autorizzazione ai vari enti statali e continentali di poter commercializzare. Ma si parla di 13 addirittura possibili vaccini. 13 sarebbe un numero. Cioè io direi di prendere quello di Vladi. Io direi di usare quello di Vladi. Certo. Ma viene da noi? Non importa, se glielo chiedi te lo manda, lui è buono. Vabbè, a noi ci è sempre trattato benissimo, eh. Certo. Vladi, voglio dire. A volte per Double News ha sempre avuto. Quando parli un po' in maniera aggressiva ti compare una lucina qui, ma. No. Con Vladi poi scompare. Non c'è mai comparsa la lucina. Perché stiamo molto attenti. Però voglio dire. Vladi è un amico di WS, sì. L'abbiamo sul cuore. Assolutamente, se vuole venire lui al nostro posto a parlare come fosse casa sua. Vabbè, io lascerei perdere l'intervista alla Capua, l'ennesima intervista alla Capua. Finanziaria, tasse sospese, una parte sarà cancellata. L'ultimo decreto ristoro riguarda le attività che hanno registrato forti perdite, che avranno registrato forti perdite nel periodo natalizio. Questa è una cazzata. Se io non ho Natale è l'unico mese nel quale riesco a lavorare in qualche maniera, scontando, addirittura facendo gli sconti, e ho perso in tutti i 4 mesi precedenti, devo pagare le tasse perché nei 4 mesi precedenti sono stato chiuso e ho lavorato solo a Natale. Cioè, siamo veramente al parossismo, non capisco. 5,3 sono i miliardi di tasse e contributi per ora rinviati alla prossima primavera e questo è l'importo che potrebbe anche essere cancellato se la questione procederà in quel senso. Siamo a circa 8 miliardi gli interventi dello Stato, sono state spostate le scadenze del 30 di novembre al 10 dicembre. Troppa grazia, il resto verrà spostato nella primavera, però ricordatevi una cosa, viene spostato, va bene, nella primavera vi sommeranno acconti, saldi e tutto quello che c'è da pagare e che non è stato fatto in precedenza, oltre alla scadenza del blocco delle cartelle esattoriali rateizzate, quindi tra marzo e aprile ci becchiamo una botta di tasse che non c'è modo di tenersi in piedi, eh. In più magari la patrimoniale che i nostri amici comunisti vogliono metterci sul direi gruppo. Che però è già morta prima di nascere, guarda. Non lo so, è già morta, sì. Sono tutti lì che hanno visto già i sondaggi che hanno già fatto crescere di nuovo Salvini. Salvini dell'1%. Sì. La Meloni dello 0,3%. Beh, logico, quando capiscono allora, che anche il Gigino ha detto no, non è nei piani, diciamo di per abbassare le tasse, Ma sì, il comunismo ecco. Mai è successo. Cashback, da oggi cominciano la lotteria degli scontrini, i premi settimanali, mensili. Come si chiama? Questo si chiama la lotteria degli scontrini.
Lotteria degli scontrini. Ma lei ha detto un... Cashback è quello del... Come si scrive, per favore? Qui, così. Allora. Quello... Ah, l'ha detto, non è che l'ha detto lei. No, non l'è. Ah, stavo per scriverlo. Ma roba da matti. Cashback. Buongiorno, Salvatore. Cioè, ci sono le due iniziative che il vostro governo di intelligentoni ha messo in campo contro l'evasione fiscale. Sì. Uno poi vede una lotteria degli scontrini, per cui gli scontrini numerati potranno essere giocati alla lotteria nazionale e si poteva portare a casa dei jackpot da 5 milioni, questa è la Lotteria Italia. E il cashback invece è il sistema per cui chi paga con le carte ogni 6 mesi potrebbe, se spende più di 1500 euro, potrebbe accumulare un rimborso di 150 euro da parte del vostro Stato, con una procedura abbastanza farraginosa come tutto quello che inventano a Roma. Poi bisogna avere, mi sembra, lo speed, poi bisogna fare gli acquisti solo con le carte di credito, almeno 10 acquisti perché non deve essere uno solo, una roba abbastanza cervellotica. Non serve niente, ricordatevi che l'evasione fiscale si combatte solo andando a prendere dov'è, loro sanno dov'è e non vogliono andare a prendere, ah, ma certo, per ovvi motivi, perché... certo, voglio essere amici degli amici. Esatto. Ecco, una roba mi ha veramente fatto girare gli zebedei, posso dire zebedei? Sì, si può dire zebedei, si può dire. È l'atteggiamento che questi furbacchioni degli egiziani hanno nei confronti nostri sul caso Regeni. Insufficienti le prove raccolte dall'Italia, no, voglio dire, intanto prima di dire di un altro Stato, di un'altra giurisprudenza, eccetera, che sono insufficienti le prove raccolte, vieni in tribunale, porti chi devi portare e non ci prendi in giro, perché adesso ci avete preso in giro abbastanza. Ma io... dipende sempre da con chi hai che fare. Ma possibile che noi abbiamo 18, quanti sono i pescatori in Libia? Questi che ci prendono per il... Chi è il ministro degli esteri? Non ricordo, uno potente, mi sembra uno per il naso. Mi sembra uno in gamba, il ministro degli esteri, uno che parla molto bene le lingue. Come si chiama? Io non... Come si chiama? Gino Moro. Ecco, tu hai quello, ti si presenta davanti uno così che è anche illetterato. Ma lascia perdere. Ma guarda che è tutto quello, i rapporti tra gli stati sono fondati anche sulla credibilità delle sue istituzioni. Tu mandi Gigino a rappresentare l'Italia, ma che cavolo di figura vuoi fare? Dai! Come fai a dire che l'Egitto deve rispettarci? Come fai a rispettarci? Ci ordino una fregata, 8 miliardi, gliela vendiamo subito, solo perché per i soldi? Dai! Il combattimento c'è, poi mandi Gigino a trattare e fare il duro. Non usa neanche i congiuntivi in italiano. Non so neanche la storia qual è, dai. No, non puoi pretendere nulla. Non è possibile, però non è possibile. C'è una dignità di un popolo. E siccome questi signori ci hanno preso in giro, volevo dire altro, ma... Allora, la dignità di un popolo impone che si vada lì con altri metodi. Si ritira l'ambasciatore, si bloccano determinate iniziative commerciali. Certo che se noi ci pieghiamo sempre perché abbiamo venduto una nave, perché riusciamo, e allora diciamolo chiaramente ai genitori di questo ragazzo, anche se comunque trovo di nuovo fortemente scandaloso il fattore che non si capisca bene il ruolo dell'università inglese, che era quella di Cambridge, se non sbaglio, che l'aveva mandato lì. Non è stato spiegato proprio. È il suo ruolo che non è stato spiegato esattamente, perché ecco. Fa pensare. Il fatto che non ci sia trasparenza fa pensare che fosse veramente uno spia, va bene. Ma fai comunque. Purtroppo l'utile sciocco. Adoperato da qualcheduno per dare dei dati delle cose, facendo credere che andasse lì a lui per fare un determinato lavoro e poi in realtà. Perché non credo che si possa considerare spia uno giovane così, no. Però può essere manipolato. Mandami questi dati che mi servono per la ricerca. Giorgio ci chiede una cosa, chi? Giorgio, ripeto, ci chiede una cosa abbastanza scandalosa. Dunque, c'è quella che intendo io. Sì, certo. Ieri sera il report parlava di Ranieri Guerra, che è il nostro rappresentante nell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
che avrebbe nascosto, cioè quindi poi falsificato. Falsificato. Fatto falsificare. Cioè, l'aveva poi tolto, era stato pubblicato, poi l'aveva ritirato e l'aveva fatto modificare. Certo. Un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che diceva che l'Italia era in una condizione, cioè aveva gestito la pandemia in maniera veramente da deficienti e che non eravamo così bravi come diceva Gigino e tutto il resto. C'è un'inchiesta della magistratura che però quella di Bergamo, certo. Quella di Bergamo, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta opponendo a questa inchiesta l'immunità diplomatica per Ranieri Guerra e per tutti gli altri. No, Ranieri Guerra è l'unico che ha lasciato andare e gli ha dato anche il rimborso. A tutti gli altri, che sono quelli che hanno scritto contro Ranieri Guerra, dicendo che non aveva fatto il piano antipandemia, di questo si parla. Si parla di un piano antipandemia che l'Italia non aveva. Che l'Italia aveva fermo al 2006. Ecco, ogni X numero di anni, che non vi so dire quali, va riaggiornato e rivisto. Anche per dire qual è la situazione. Anche perché l'Università del Kuwait, che aveva fatto del Kuwait. Per dire, l'Università del Kuwait, che aveva fatto una ricerca sulla pandemia in Europa e su come mai in Italia ci fosse stato un numero di morti così elevato rispetto alla popolazione, è stato detto, ci dispiace, ci dispiace, ma viene fuori che mancano i letti di terapia intensiva, che mancano i medici, che mancano gli infermieri, cioè niente di nuovo sotto il sole. No, in Italia no. Però noi siamo andati in giro a vendere il fatto che siamo bravi, belli e buoni. E adesso c'è un'indagine che va avanti in maniera molto faticosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dimostra di essere un po' un organismo super parte, se anche sopra la correttezza della politica, ecco. Purtroppo. Intervista a Gigino. Alla pagina 15 del Corriere della Sera dice che teme i visti stranieri per il recovery fund, mentre per il rimpasto no, ho detto che il rimpasto non serve al governo, serve altro, si servirebbe che andasse a casa. Però caffè del Fanciotto, l'unico caffè che non arriva mai. Vabbè. Ricordiamo che noi siamo al Vecchioni Caffè, il Vecchioni Caffè chiuso purtroppo. Siamo in zona arancione, quindi però chiuso per il pubblico ma aperto per l'asporto. Vabbè, adesso lei vuole tutti i giorni farmi leggere qualcosa, ma allora fate prima, collegatevi, potete trovare il QR code. Cosa c'è da ridere? Il QR code è questo, è questo, e potete trovare il menu, trovare la modalità di accesso, l'aperitivo per esempio, fran di verdure di stagione con fonduta di parmigiano, tac, 2 euro retti ti danno, oltre all'aperitivo questo assaggino, battuta di fassona con nocciole e salsa acciughe, 3 euro retti. Un assaggino, cioè. No, gli assaggini di caffè è tanta roba. Sono sempre quantità interessanti. Di assaggino, così poi quando la gente lo vede arrivare a casa dice. Dovete per fare tutto questo, da lunedì a domenica dovete prenotare allo 0131 28 75 09. Questo va l'aperitivo dalle 19 alle 22, sempre dalle 19 alle 22 per la cena. Sempre dal lunedì alla domenica, cioè quando dice dal lunedì alla domenica basta dire sempre, no? Sì. Solo sabato e domenica, e poi mattina c'è la colazione con le bouillon meravigliose. Ma adesso lascia perdere la colazione, quello che conta è la merenda. Io che sono abituato a fare la merenda, ma io questo non ho fatto la colazione, devo vedere un biscotto prima. Alle 4:30 per esempio ho preso il tartufino al cioccolato fondente immerso in terra al cacao e frolla salata con crema. Con 4 euro fai una merenda. Volete salato? Tramezzino con cuore di bue, fior di latte, maionese alla senape e misticanza. Altri 4 euro. Ok, comunque chiamate, il numero l'hai dato? Sì, l'ho dato.
Perfetto. Senti, già che parliamo dei nostri amici che fanno asporto, io vorrei parlare anche dei due buoi. Anche lì, qui non abbiamo le colazioni, perché ci sono quelle dell'albergo, è un diverso. Chi è in albergo, ma abbiamo un menù territorio, un menù tartufo e la selezione dei formaggi. Io vi vorrei parlare della selezione dei formaggi, che la media, 7 assaggi, con 20 euro, ma ragazzi, sì, chi non l'ha provata, chi non l'ha provata, non può capire. Sono una cosa esagerata, veramente. Io e il barone abbiamo fatto anche la grande degustazione. Portata, quella dei 10 assaggi. Portate con le loro marmellate, accompagnamento. Non è una roba così. No. Mamma mia. Dai il numero per contatto. Allora, anche qui è facile. Potete o chiamare il numero fisso 0131 517105 oppure WhatsApp 349 6685 101. E qui avete solo da prenotare entro le 19. Se prendete un piatto di carne dai due buoi, ricordatevi che la carne della bottega della carne piemontese. Allora, sono i migliori, si uniscono. Allora, voglio fare un complimento, ma veramente di cuore, a Luciano, che ha preparato dei cotechini che parlano da soli. Ieri sera ho mangiato il suo cotechino, anzi ieri a pranzo, mangiato il suo cotechino, una cosa meravigliosa. Ci mette un po' di più a cuocere, forato nel modo giusto. Ho mangiato mezzo del cotechino, perché li fa lunghi ma non cicciosi, sì, di un diametro giusto. Vado giù bene. Per fortuna che mia mamma l'ha già mangiato prima, io sono arrivato un po' tardi ieri, e se non li avrei mangiato tutti. Era non buono, buonissimo. Complimenti ancora una volta. Sì. Se ne volete la salsiccia di brodo, dovete andare presto al mattino, soprattutto sabato, perché mi ricordo sabato mattina alle 10 l'aveva finita tutta. Pensate quanto l'ha venduta. Vedi, Patrizia apprezza il mio curcore. Guardate che bisogna essere. È una storia lunga questa del curcore. Patrizia, potresti andare tramite le auto di Resica, Nissan, Hyundai, Volvo a visitare, a giocare sulle dune, l'interno della Tunisia, magari a giocare sulle dune. Io adesso ho già chiesto a la proprietà di Resica di farmi trovare pronto per il barcone il pick up per andare poi. Ma se noi andiamo con un barcone così, un pick up, capiscono che andiamo più per divertimento che per cercare lavoro. No, pick up per lavoro. Ah, lavoro, ok. Pick up da lavoro. Ok. Mentre per le piste abbiamo il famoso camioncino cingolato. Okay. Perché ieri hanno detto che se uno va a fare sci alpinismo può. Quindi sulle dune va a fare sci alpinismo. In Tunisia. In Italia può. Devi fare sci alpinismo, devi far vedere che fai. Allora, non andare con gli impianti di risalita. Diciamo. Non fare assembramento, perché il problema è l'assembramento. Cioè, per esempio, tutti quelli che vogliono bere caffè stamattina qui davanti al Vecchioni Caffè, non ve lo facciamo vedere perché non abbiamo la telecamera esterna. Ma è pieno. No! Fermo! C'è Oliver che ci stacca i cavi. Faccio vedere, è Oliver che si è innamorato di noi dopo che gli abbiamo dato due biscotti. Un po' di biscotti, sì. E quindi da allora ci ama moltissimo. Sì, sì. Non riesce a stare senza Anzi, noi. Anzi, viene corre e ci stacca i cavi delle telecamere. Sì, allora scusate, abbiamo dovuto bloccarlo sul nascere. Siamo nel deserto, va bene, Patrizia. Certo. No, mia figlia ha una Nissan, ok, va bene, adesso non iniziare qui a fare piangeria. Per esempio, magari ci viene anche a dire che in casa hai la cucina, ma non l'hai presa la coscia che cucina chic. Non è chic, chic. Infatti, quindi, sai, c'è uno e l'altro. Bisogna stare attenti, insomma. Ma chi passa da noi ha le cose migliori, come chi passa dalla Coltelleria Boido, adesso il negozio è aperto, quindi potete andare anche a ritirare direttamente il negozio, farvele consegnare gratuitamente se siete in città, o ordinare dal sito www.coltelleriaboido.com.
tutto quello che vi serve per la vostra casa, quindi potete cercare coltelli, potete cercare, vedete qua scorriamo su alcuni prodotti, pentole, accessori da cucina, smeg, tutto quello che volete, lo potete trovare www.coltelleriaboido.it. Sì. Ancora, se avete l'arredamento, avete la cucina, avete gli accessori per la casa, ma non avete la casa, dovete andare da Giorgio Repetto. Glielo dite, noi abbiamo tutte queste cose da mettere, lui vi trova la casa o anche l'ufficio, oppure anche il capannone che vi può servire. Il miglior agente immobiliare di Alessandria lo trovate solo in via Trotti, angolo di Vicenza. Contattatelo al 347 45 15 17 6 per entrare negli uffici, che sono sanificati, quindi si può accedere solo tramite appuntamento. Ancora volevo ricordare il biscotto per i vostri pasticcini di Natale, qualcosa da mettere sotto l'albero nel centro della tavola, anche se siete solo in famiglia. I biscotti di Miscotto sono una cosa, oltre ad essere buona, e ci sono anche gli articoli da regalo, quindi le confezioni regalo, oltre ad essere buona è anche bellissima, perché lei è brava a cucinare e a preparare le cose come si devono. Ultimo ma non ultimo, appena lo trovo, eccolo qua, volevo parlarvi della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, che ha anche un CAF efficientissimo, il suo CAF è aperto, è stato sempre aperto, ancora adesso ancora di più, in via Savonarola, in via Piazza Ceriana d'Alessandria, nei principali comuni del circondario e della provincia. E ricordatevi che vi danno dei servizi completi per la persona, quindi tutto quello che vi serve finanziariamente per la persona, richieste, ISE, dichiarazione dei redditi, consulenza, le potete trovare dalla CIA, dal CAF della CIA. Benotti fa scudo, questa squadra cresce e migliora. Vorrei salutare Ornella, buongiorno Ornella. Benvenuta. Ornella, appena ci fanno diventare gialli vengo a farmi una piega di quelle stratosferiche. Per diventare gialli. Perché questi comunisti qua che ci governano vorrebbero tenere sempre il colore più verso il rosso, ma... Sì, perché ci sono le 5 Stelle che però tendono al giallo. Lo so, infatti io sto puntando su di loro per diventare gialli. Noi diventeremmo gialli, volentieri gialli, no? Certo. Gialli, verdi, rossi, blu, no? Allora, volevo far vedere. Si è unita anche la Nostra Signora del Monferrato. Qual era il problema per cui Cirio si è arrabbiato nel centro di Torino? Questa sì. È la coda per entrare alla Rinascente. Ecco. Quindi capite, questo è un assaggio di quello che è successo nel centro di Torino. Questi sono i mercati di Torino domenica. Aspetta che devo schiacciare il bottone qui. Eccoli qua. Capite che qualche problemino in città c'è stato. C'è una proposta, dato che il vostro governo, il vostro ministro De Micheli non è in grado di risolvere il problema, come non è stato in grado di risolvere nulla neanche per il terremoto, il Piemonte aveva ideato un sistema per far viaggiare i ragazzi sui mezzi pubblici senza rischio. Una bolla, cioè praticamente se 100 ragazzi viaggiano sempre insieme, saranno sempre gli stessi 100 che viaggeranno sugli stessi pullman, cioè impedire che ci sia una contaminazione tra persone che non appartengono alla stessa enclave. Mi sembra una roba un po' così, perché comunque se io vado a scuola, poi me la prendo a scuola, porto alla bolla tutto, quindi non è che è la soluzione. La soluzione sarebbe quella di moltiplicare per 10 i mezzi pubblici, allora vedresti che diventerebbe la ferrovia. Allora, io vorrei parlare un attimo con lei del cambio al vertice di Unicredit. Ci dia una valutazione. Io ho perso 5%, è una bella botta. Quindi, allora, ma quello è normale quando non c'è tranquillità nella continuità, sì, di gestione. Monte dei Paschi è salito, quindi no, ma il problema è Monte dei Paschi, certo che è salito. Mustieme non è simpatico, però è arrivato, fa poche interviste pubbliche, lavora tanto, ha un piano industriale che in questo momento è quello corretto secondo me, poi io leggo solo,
e che è quello di cercare con gli utili di rafforzare la banca senza andare a fare acquisizioni esterne piuttosto che crescere con due. Anzi, ha venduto molte partecipazioni durante il suo... Ha un limite che non è capace a produrre reddito utili per la banca. Non è simpatico. No, non è simpatico almeno. Nel nuovo piano ha previsto 5 miliardi di utili. Sì. No, sono pochi comunque e il valore, vabbè, in borsa, pochi, però. Il valore in borsa è molto molto basso, riesce a tenerlo alto solo grazie al buyback delle proprie azioni, quindi non è che riesco in quello, però devo dire che la banca è gestita bene, è passata indenne da vari problemi relativi già mi preoccupa di più il presidente alle sofferenze. Il nuovo presidente è l'emanazione di quello che vedremo dopo, diventerà una banca, un carrozzone pubblico. Già Padoa è entrato nella presidenza, l'ex ministro del tesoro, lui Mustier, su pressione del consiglio di amministrazione, che a sua volta subisce pressione dallo Stato, se ne andrà a aprile. Sicuramente questo passaggio sarà prodromico all'acquisto da parte di Unicredit del Monte dei Paschi, del buco infinito del Monte dei Paschi, e di una trattativa con BPM per un'espansione esterna di aggregazione. Non so fino a che punto possa funzionare. L'aggregazione di Monte dei Paschi è sicuramente una perdita infinita. Mustier si è messo di traverso tantissimo, non è riuscito a far valere la sua linea, perché ripeto, il governo sta spingendo e fa bene ad andarsene. Ha detto anche lui che quando non è più il caso di fare la guerra, se ne deve andare. Sì. Campagna scorretta, visto che stiamo parlando di economia eccetera, campagna scorretta di Apple. L'antitrust dice gli iPhone non reggono l'acqua, multa da 10 milioni. Era stata fatta una campagna dicendo che poteva andare veramente sott'acqua, e invece così non è. Hanno fatto causa e l'antitrust li ha multati. Sì. E sempre parlando di multa, c'è rimossi 50 milioni di spot ingannevoli. Erano quei famosi spot dove ti dicevano: ma guarda che anche il famiglia del Castamon ha investito tutti i suoi 2 euro in bitcoin e adesso è più ricco. Ma avevano inserito anche Valentino Rossi e altra gente che non c'entrava proprio nulla. Di tutti un po', di tutti i modi. Bacchi, hanno messo sì. Anche, hanno messo personaggi dello sport, dell'economia, della finanza. Dello spettacolo, sì. Dello spettacolo. E vabbè. E anche Google si è trovata come gli altri del settore. Sì, ha pubblicato lei questi spot. L'olandese Finixio dietro una rete di siti per gli investimenti automatici, sì. Ma i guadagni li fanno i giganti del web, come sempre loro, e sono intoccabili, cioè too big to care, quello è quello che diciamo sempre. Anche se hanno pubblicato degli spot ingannevoli, loro sono intoccabili, quella è la cosa. Il Corriere della Sera parla dell'Unicredito di Mustier e di qua di là. Cambia l'amministratore delegato in Yux Net-a-Porter, Marchetti, il fondatore, cambia, sale Lefebvre, che era l'emanazione della proprietà che era entrata nel gruppo, Net-a-Porter. Yux sta lavorando abbastanza, cioè è un sito di vendita online, sta crescendo sufficientemente, sta portando anche dei buoni utili. Magari un po' di crisi che ha avuto nel passato, sta nuovamente lavorando. Ma quella c'era un uomo molto visionario all'interno del Marchetti. Marchetti. Federico Marchetti. Sì, per esempio, io l'ho conosciuto. Nel 2006, un anno prima dell'invenzione dell'iPhone, quindi, sì. Marchetti ha capito che le vendite online sarebbero passate sul telefonino, quindi certo. Lui già stava studiando una piattaforma. Era veramente un uomo visionario, come si suol dire. Sì, ancora, adesso si sposta, ma si ritira dall'amministrazione del gruppo. Sì, proprio. Sì. Non ha portato i risultati sperati la fusione. Nel 2008 Yux si è portato col packaging al 100% riciclabile, per esempio. Certo. Una persona che comunque era veramente anni luce avanti.
Lo so perché io lo conobbi in un momento in cui mi occupavo di un prodotto di plastica e lui non lo accorse. Già allora non voleva. Non voleva. Il 62% delle persone che lavorano in Yux sono donne, è una cosa che sì. lui ci tiene, sì, uno staff, conta molto sulla capacità femminile di vedere le cose. Bene, bene. Comunque, bravo, Laura Bocconi con 110 lode, e sì, qualcosa no, di ripeto, bravo. Un personaggio. Sì. Un personaggio di... Lo Stato torna nell'Ilva, entra in Vitalia al 50%, maggioranza... E allora facciamo un applauso al nostro Arcuri, che comanderà anche... si potrà occupare, visto che ha tempo, sì. potrà occupare anche un po' di Ilva. Potrà far ritardare anche le attività dell'Ilva e mi sembra un momento giusto per l'acciaio di Stato, per avere un manager di grandissimo rilievo. Vabbè, diciamo niente. Veramente è una persona, però è amico, mi piace molto a Giuseppe. Senti, ma adesso col Borussia l'Inter perderà 2-1. Perderà 2-1. Ma perché? 3-1. Stasera ore 21. Sì. Lei non è. No? Non è contento di questo. Ma io sono contento di Conte, non è in grado di farla funzionare. Ma come mai? Sei volato un boss. Sì, ma ha finito di muovere i giornali che fa un casino così. Nessuno. Faccio con modo garbato. Ditegli delle parolacce voi. Allora, vada a leggere subito cartavetrata. Oh, oggi c'è il piccolo, questa è divertente. Allora, dunque. Alexa, quanto costa un ponte nuovo? Troppo per te Gianfranco. Alexa, quanto costa sistemare Cittadella? Troppo per te Gianfranco. Alexa, e per il teatro? Quale teatro Gianfranco? Alexa, ma meno un social media manager per i miei assessori e consiglieri? Dicevi a proposito del Cittadella Gianfranco? Perché, scusate, devo schiacciare quel bottoncino. È la carta vetrata di oggi che si rifà ai problemi che hanno gli amministratori alessandrini di esprimere il loro parere, di fare qualcosa di sensato sui social. Sarebbe bello che avesse un social media manager che spiegasse loro cosa fare e cosa non fare. Vanno in ordine sparso e mi sembra un ordine sparso abbastanza sparso, veramente. E soldi per la Cittadella, cioè, si sta parlando dei soldi che devono arrivare in Alessandria, sembra che arriveranno per il ponte, sembra che arriveranno per la Cittadella, sembra che arriveranno per il rifacimento della chiesa di San Francesco, sembra, si può dire sembra, ecco. Allora, voglio dire alcune curiosità, perché non voglio parlare del campionato e della miseria Toro che riesce a pareggiare, per la Sampdoria, dai, la Sampdoria, sì, va bene, lasciamo perdere, non voglio parlare più di una squadra di... Perché? Ma perché io ho rispetto per le persone, ma questi sono dei... No, beh, magari non hanno gli stimoli da parte della società. La società non lo stimola adeguatamente. Ma uno come Zaza che si è mangiato al solito 2-3 gol, cioè, ma lasciamo perdere. Va bene, allora non volevo parlare di quello, volevo parlare della Champions, prima storica, e capita proprio casualmente alla Gomba, che domani gioca contro la Dinamo Kiev, e l'arbitro chi sarà? Una donna. Già. Stefani Frappata, di 36 anni, non sembra proprio come si suol dire un donnone, però la vedremo domani. Vedremo cosa sa fare. Cosa sa fare. Oggi gioca anche l'Atalanta con il Milt Tilland, nome impronunciabile. Vai avanti con lo sport, poi volevo andare vorrei solo parlare che tutti avevano criticato l'alo, no? Quella protezione che avevano i piloti di Formula 1 sopra la testa, eccetera. Butto. Sì.
e tutti dicono senza di quello lui non, il pilota che l'altro giorno è rimasto intrappolato nelle fiamme per pochissimo e poi è riuscito ad uscire, e sto parlando di Grosjean, non ce l'avrebbe fatta. Cioè, con lui stesso dice: ho rivisto le fiamme di Lauda, coraggio istinto, ti salvi così. Inimmaginabile oggi, con la sicurezza, con tutto quello che c'eravamo ormai abituati negli anni, a pensare che ci possa essere o possa nascere una situazione di questo tipo. Ma nel 279 la macchina può anche spezzarsi. Certo. Non dire, ma sì, la fai dura, bella e buona. Sì. Tra l'altro ha preso le barriere di traverso, non di fianco, quindi sì, proprio nel punto di tensione peggiore. Sì, è andata lì proprio pam! È difficile salvarsi. Mamma mia! Bene, quindi devo dire, anche se lo vediamo con le dita tutte fasciate perché si è bruciato, si è salvato. Ed è stato grande anche il medico che si è buttato per andargli a dare. Se non hai la notizia dello sport, altrimenti ho notizia di Alessandria. Sì, sì. Qualità della vita è stata pubblicata la classifica di Italia Oggi dell'Università della Sapienza del Cattolica Assicurazioni. Alessandria colla come in tutto il resto, e siamo al 76esimo posto in Italia su 104. Su 107 posizioni, 107 città, siamo dal 64esimo al 76esimo, siamo collati soprattutto nell'ambiente, nel consumo di energia elettrica, di verde urbano, proprio veramente siamo in una situazione terribile qua. Proprio malmessi. Malmessi, siamo sì, se, come città del nord siamo una delle peggiori, siamo la peggiore ovviamente del Piemonte, anche se le altre non è che siano, soprattutto Torino non è che brilli di luce propria, però siamo abbastanza... Una bella qualità della vita. Bella qualità della vita, direi che stiamo peggiorando sempre di più. Cosa stanno prendendo adesso? Sì, bene, meno male, perché vuol dire che se i locali aprono è perché c'è vita, se c'è possibilità, c'è speranza. Allora, è stato presentato ieri sera dalla nostra amica Jenny un bellissimo libro dove sono stati raccolti gli scatti che raccontano le città svuotate dal virus. Questo l'ha fatto il fotografo Fabio Decorato della città durante la pandemia e fa parte di un progetto di solidarietà. Bene. Proteste in Alessandria dagli agenti di viaggio che dice: noi siamo stati abbandonati, lo Stato ci considera lavoratori di serie B. Vi ricordo che nella provincia di Alessandria ci sono 50 agenzie di viaggio, quindi è un comparto che dà lavoro a tanta gente, potrebbe dare molto, molto giro da fare, molto PIL, e potrebbe portare della gente nel nostro bellissimo Ferrari. Più PIL per tutti? Ma dai! No, io ho detto PIL. PIL. Non PIL. È morta la moglie di Damiano Grassi, quindi la madre della dinastia dei Damiani. Grassi Damiani, Gabriella, di Covid purtroppo, era la vedova del fondatore della casa, dicono una donna intelligentissima e gambissima. Siamo vicini alla famiglia come sempre. Quando ci vuole. Poi c'è un'intervista a Riccardo Molinari su Recovery Fund, confronto regione sindaci, ma Roma ascolti i territori, quella domanda abbastanza inutile. Dice il sindaco che sono già state mandate due lettere a Torino per così portare avanti. Sì, però Cirico farà un giro di tutte le città più importanti del Piemonte. La prima tappa sarà il dottor Alessandria. Sarà proprio Alessandria, infatti è questo che volevo annunciare. Sì. Vedremo cosa servirà, perché ne ho visto sempre poco. Sì, Progetti per cambiare via Dossena, e c'è un'intervista interessante, molto importante, al nostro Fabio Segatti sul Piccolo, che ha sempre una foto che sembra un po' un... Sì, così. Sembra quelli di Amici miei. Un po' sì. Legge sul gioco, obiettivi raggiunti, il cancellato 77,4% delle macchinette,
ma aumenta il gioco online e quello illegale, quindi quelli che fanno più male di tutti, l'illegalità, perché foraggia le catene mafiose, e il gioco online, che fa a meno male quanto il gioco delle macchinette pubbliche. Poi c'è l'associazione Libera, che vive di queste cose, quindi è assolutamente sicuro che la legge sia adeguata, sia adatta soprattutto a mantenere loro, mentre noi ricordiamo che solo per l'associazione che rappresenta Fabio, Astro, sono stati persi 1700 posti di lavoro in 4 anni solo in Piemonte, quindi pensate che cosa, 4900 punti vendita chiusi sempre nei 4 anni. Direi che Libera potrebbe farsi mantenere, penso che Astro li manterrebbe volentieri se smettessero di rompere in questo senso. Bene ragazzi, noi siamo arrivati alla fine della trasmissione e vi ricordiamo che domani mattina alle 7.30 saremo nuovamente qui col secondo giorno di dicembre, ultimo dell'anno, ultimo mese dell'anno 2, ci togliamo il 2020, ci togliamo così. Vi ricordiamo di fare acquisti nei negozi di vicinato, in Alessandria ne hanno bisogno, e lasciate perdere questo internet, se non trovate qualcosa andate solo su internet, altrimenti venite in città. Ricordiamo che il turista non vuole pensare. Enrico e il grande Monferrato è pronto per accogliervi. Ne parleremo. Ciao! Ciao.